Dunque, qualche tempo fa parlammo della vecchia questione eh, gli apposti si attraggono oppure i simili stanno con i simili. Allora, io ho già espresso il mio parere in merito, eh, perché secondo me sono un po' vere entrambe le cose, eh, nel senso che eh, bisogna andare a guardare a che profondità eh, si considerano eh, questi aspetti. Allora, io ho già detto che secondo me i simili stanno con i simili, in generale è così, uh, difficilmente le persone tendono a stare insieme, sia in amicizia, in amore, in tutte le, le situazioni, difficilmente tendiamo a frequentare più di tanto uh, le persone con cui uh, siamo poco allineati, le persone con cui, uh, come vogliamo dire, uh, uh, abbiamo una frequenza troppo diversa, perché mh, in qualche modo la cosa ci fa... Uh, sentire a disagio, uh, quindi, a meno che non siamo masochisti, generalmente tendiamo ad andare verso persone che abbiano qualcosa di simile a noi nel profondo. Nel profondo. Poi, salendo in superficie, sicuramente ci possono essere le differenze. Anzi, a volte questo tipo di differenza è anche positivo perché magari ci può stimolare, ci può uh, compensare di qualche cosa che non abbiamo. Per cui, secondo me, bisogna essere simili dentro e si può essere, diciamo, uh, anche mh, diversi in superficie. Allora, adesso questa stessa questione l'ho trovata su questo librino di Peace, di Coniugi Peace, in questo paragrafo che si chiama Gli opposti si attraggono veramente, e ci siamo trovati, devo dire. Allora, probabilmente il vecchio cliché degli opposti che si attraggono ha causato più problemi e rotture nelle coppie di qualsiasi altro stereotipo sulle relazioni. Induce a credere che un uomo e una donna si troveranno bene se a lei piace l'ordine e lui lascia i vestiti sul pavimento, se lui è dipendente e lei non lo sopporta, se a lei piacciono le gallerie d'arte e lui le discoteche, se lui è astemio mentre lei è una quasi alcolizzata. Tutti gli studi che trattano il comportamento, gli atteggiamenti e la longevità delle coppie dimostrano chiaramente che mentre gli opposti rivestono certamente qualche ruolo nell'attrazione iniziale, però diciamo sempre opposti secondo me uh, superficialmente, a lungo termine diventano potenzialmente uh, potenziale per tensioni e rotture, quindi evidentemente sta parlando di, di essere opposti però più in profondità. Perché, se a me piace l'acqua e ti piace il vino, queste sono cavolate. Oppure, se a me piace Mozart e ti piace la musica da discoteca, queste sono stupidaggini perché non, non c'entrano niente. Uh, quello che, uh, che ti fa diciamo, andare in contrasto sono le, le io, diciamo, gli opposti, sono le differenze uh, sulle questioni proprio profonde, su quelle di base. È chiaro, se io voglio non lo so, la famiglia del Molino Bianco e tu sei un donnaiolo, allora là non ci trovo più, chiaramente. <ride> Questo è. Le coppie diverse nelle caratteristiche comuni di base sono destinate al divorzio. Questo non vuol dire tutte le coppie che in molti campi sono gli opposti non dureranno. Una piccolissima parte funziona, ma la maggioranza ha una vita costellata da disaccordi e litigi. Oppure, per esempio, coppie che hanno una diversa religione, una diversa idea politica, una diversa eh, mentalità proprio, no? Eh, queste sono, diciamo, quasi impossibili da, uh, da far durare, perché poi, uh, diciamo, che le coppie durano, la durata delle coppie dipende da fattori molto razionali, molto, uh, diciamo, di compatibilità proprio. Uh, quindi fattori molto razionali, non emotivi, per cui se non c'è uh, un match sulla, su queste questioni profonde, chiaramente la cosa non può durare. E questo è il motivo per cui... <coughs> Ad esempio, durano anche i matrimoni uh, combinati. I matrimoni combinati uh, sono basati fondamentalmente su uh, questioni razionali, su compatibilità, su idee in comune, obiettivi in comune, non sull'emotività assolutamente. L'emotività non, non c'entra proprio in questi tipi di rapporti. Uh, lì, magari subentra sicuramente col tempo, subentra magari un. Un affetto, non lo so, però, mh, eh, diciamo, eh, quei matrimoni durano eh, su basi razionali, non emotive, anzi, spesso l'emotività è, è proprio la, la cosa più difficile da far andare. Da, diciamo, da, eh, da gestire perché eh, è qualcosa di razionale che riusciamo a, ehm, eh, a controllare poco, allora, <coughs> Quando le coppie hanno obiettivi diversi, perdono tempo utile andando continuamente in direzioni opposte. Quindi, magari io, non lo so, io sono una conservativa che, che vuole uh, la, la billetta nel, in campagna con cinque figli e quella magari è un donnaiolo che ogni sera si va a ubriacare. Chiaramente, non è possibile, uh, ovviamente, fare una cosa del genere. Allora, David Bass ha scoperto che le coppie. Uh, che vivono relazioni stabili più armoniose e hanno il minor numero di separazioni sono quelle della stessa razza, religione e gruppo etnico, e che hanno valori o ideali sociali, morali, etici e politici simili: in altre parole, bisogna trovare qualcuno che sia simile a noi nei valori e nelle opinioni di base. Questa è la verità. Um, allora, lui parla anche di. <coughs> Valori ideali, sociali, morali ed etici, quindi in questo c'entra la religione, la non lo so, la, la politica, la visione proprio della vita. Eh, perché tu ti ritrovi ad affrontare delle questioni chiaramente. Puoi trovarti di fronte a questioni molto eh, importanti, no? Pensate per esempio. Ehm, Uh, non lo so, una coppia formata da lei che è una pro-life, una conservative, uh, cattolica e cose del genere, e lui invece che sta tutto all'opposto, no? che è un progressista, arcobaleno, leftist, pro-choice, eccetera, eccetera. Che cosa succede? Che nel caso in cui uh, non lo so, gravidanza, bambino down, ovviamente lui vuole abortire e lei no. Quindi pensate a queste questioni, come che si fa? chi ha ragione e eh, comincia una guerra senza precedenti oppure non lo so lei è cattolica e lui è musulmano allora questo bambino come si educa lui lo vuole mandare a scuola coranica lei lo vuole mandare alla scuola cattolica lui vuole non lo so eh, chiudere la bambina in casa e lei invece lo vuole mandare a scuola cioè insomma eh, vengono fuori cose molto pesanti Uh, che chiaramente non, uh, non hanno soluzione perché ti devi solo a un certo punto per trovare un accordo se cioè l'accordo non esiste praticamente uno dei due deve soccombere necessariamente di fronte ad ogni questione quindi non esci più da questa cosa perciò le questioni uh, profonde devono essere compatibili uh, perché ti ritrovi ad affrontare delle questioni molto serie molto grosse che quindi eh, non, cioè qua non si parla del mettere l'acqua frizzante o liscia a tavola, eh, qua si sta parlando di cose molto molto grosse che richiedono comunque un accordo, per cui eh, se si hanno delle visioni diametralmente opposte, delle visioni politiche, etiche, religiose eccetera eccetera, chiaramente tu non vai da nessuna parte perché eh, ovviamente... Uh, diventa impossibile, diventa un litigio, una guerra quotidiana. Diventa. Oppure pensate, lei è ultrafemminista e lui più conservativo. Buonanotte, cioè, lei magari si sente la schiava pure a preparare la cena, uh, vuole buttare il figlio all'asilo fin dai tre mesi. Lui magari dice: No, ma a me questa cosa non mi sta bene perché mio figlio deve crescere. Insomma, in maniera più seguita, eccetera, eccetera. E quindi anche là, no? Pensate le questioni, uh, le guerre, che, insomma, veramente diventa impossibile. Invece, ovviamente, avendo delle uh, idee profonde, simili, chiaramente tu puoi risolvere queste questioni e non se ne frega nessuno se a te piace l'acqua frizzante e a lui piace l'acqua liscia, perché queste sono stupidaggini, Oppure se a te piace cioè, giocare a tennis e lui vuole fare... Uh, lo sci, cioè, mh, queste sono stupidaggini ovviamente, ma uh, le cose da vedere, perciò, le cose da vedere bene, poi di base non sono tantissime: sono quelle 3 o 4 visione politica, visione della famiglia uh, e ideali. Ideali nel senso mh, uh, ideologie, uh, questo si deve andare a vedere fondamentalmente. Sono 3 o 4 le cose fondamentali da guardare perché se vanno bene quelle lì. E poi ovviamente si è creata una certa intesa, una certa chimica, allora là puoi andare bene. Tutte le altre cose poi si aggiustano, si modificano. Uh, sulle altre cose puoi lavorare, ma su queste cose di base chiaramente no. Uh, sulle cose così profonde tu le persone non le cambi assolutamente, anzi più vai avanti e più queste idee sono radicate in te. Quindi uh, paradossalmente. Tu eh, non puoi assolutamente cambiare le cose profonde. Poi tutte le altre cose sono stupidate, ci puoi lavorare, eh, puoi smussare gli angoli, puoi, eh, puoi chiudere un occhio perché sono stupidaggini, eh, ma le cose profonde quelle non le cambi, l'indole non la cambi, la mentalità non la cambi, la visione di vita, la visione eh, sui temi etici, tutte queste robe qui, quelli sono impossibili da cambiare. Ed è anche molto difficile poi trovarsi su queste cose, molto difficile è una cosa molto 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 difficile trovare una persona con cui si incastrino queste cose profonde e contemporaneamente con cui si crei qualcosa di, uh, la cosiddetta chimica, no? Uh, trovare l'incastro di questi due di questi fattori è molto difficile in realtà. Uh, perciò bisogna fare molta attenzione. A queste cose qui, uh, perché poi queste scelte ti vanno a influenzare tutta la vita. Quindi molta molta attenzione bisogna fare. Alla fine non è neanche tanto difficile da capire tutta sta roba. Bastano veramente 3-4 domande. Proprio 3-4 domande ormai, per esempio, ci sono anche i social no? che aiutano molto a capire uno da che parte sa si vede subito da che parte sa. Basta proprio che Apri la pagina, subito capisci, Qu proprio subito, bastano tre frasi, proprio, già anzi, anzi forse pure una, e già hai capito questo da che parte sta. Quindi non è assolutamente difficile uh, capire questa cosa, mm, è molto molto facile, per cui molta molta attenzione alle questioni profonde. Adesso invece che si fa? Si va a vedere, uh guarda, tutti e due piace l'acqua liscia, uh guarda, tutti e due piace lo sci, uh guarda. E hanno fatto. E invece il cavolo, queste cose qui non servono a niente. Perché poi vai a scavare su queste questioni profonde e c'è ed esce un disastro. Un disastro totale. Per cui sbagli completamente tutto e ti freghi. <ride> e ti freghi. Va bene, va bene. Quindi, cari amici, mi raccomando.